Gentili telespettatori, ben ritrovati con Imprese in Forma. Al centro della puntata di oggi l'elezione del Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara. Ad essere eletta ad unanimità come presidente del Comitato Luciana Ferrone. Vicepresidente nazionale di Impresa Donna, presidente regionale di Impresa Donna Abruzzo, vicepresidente dell'ITS Most di Ortona, ma soprattutto CEO della L Transport SPA. Sentiamola. Sono onorata di questa cosa e spero di eseguire questo compito nel migliore dei modi. Ho visto tutte donne forti, donne brillanti, donne capaci e quindi ripropongo il mio motto che è volere e potere. Facciamo di questa squadra, di questa unione che raggruppa poi il camerale di Chieti e di Pescara, un gruppo fantastico. È un momento ad hoc, è un momento pesante per l'economia mondiale, è un momento pesante per la nostra economia locale. Un comitato che svolge un ruolo fondamentale non soltanto all'interno delle due province Chieti e Pescara, ma soprattutto a livello nazionale. Quello di aiutare le donne nel loro ruolo di imprenditrici e soprattutto nella loro conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi di famiglia, attraverso un dialogo costante con le istituzioni e con la giunta camerale. Lo abbiamo visto. Le donne in questa crisi sono state fortemente rivalutate, perché le donne hanno lavorato da casa, con i bambini in casa, con la scuola che per via di cose, per forza di cose è stata non frequentabile dai ragazzi, quindi le donne veramente hanno espresso il massimo in questo momento, lo hanno espresso nei posti strategici, negli ospedali, lo hanno espresso nella famiglia, facendosi carico ancora una volta di tante situazioni veramente pesanti. Quindi la donna è al centro dell'attenzione in questo momento e portiamo e rifacciamo risalire di nuovo questa economia che necessita assolutamente di una grossa scossa in questo momento. Luciana Ferrone, cosa augura a questo comitato? Che sia serio, vero, forte, prepotente nel senso di affrontare le tematiche che ci sono e che ci inquietano un po' tutti. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. Grazie.